Firenze fa parte di Avviso Pubblico, che è l'associazione dei comuni contro tutte le mafie, e quindi facciamo un appello oggi a tutte le altre amministrazioni di aderire, perché più è forte Avviso Pubblico, più c'è una solidarietà fra i comuni del centro, del nord, con quelli del sud. E credo che sia importante questo aspetto di una presenza folta e vasta, non solo degli enti locali, ma anche associazioni e cittadini, perché ci deve essere un'iniziativa determinata contro tutte le mafie. E noi abbiamo proposto come Avviso Pubblico un sostegno intanto alle cooperative che hanno iniziato a lavorare sui terreni confiscati alla mafia, e quindi questo è un primo segnale importante. E poi abbiamo proprio deciso ieri i legami di legalità fra le città, quelle del centro e del nord con quelle del sud, a sostegno dell'economia locale. Noi vogliamo che i cittadini della Campania, della Calabria, della Puglia e della Sicilia non si sentano soli, che gli enti locali sono presenti, e quindi questa è una sollecitazione anche perché lo Stato e il Governo sia presente e non ci ritroviamo a dare un'immagine negativa di queste realtà, perché vengono sempre evidenziati nella comunicazione i morti ammazzati, ma le cose positive che in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Campania sicuramente fanno gli enti locali e le associazioni. Quindi ridare fiato e speranza, in particolare ai giovani, per un futuro diverso.